Per il presente banno, ordiniamo e comandiamo che da oggi avanti nessuna persona di qualsivoglia stato, condizione, arrisca di giocare a maglio e palle avanti la chiesa di Nostra Signora dell'Arco, per quanto tengono li chiuppi posti in strada, né attorno al monastero predetto, sotto pena di 11,50 per ogni volta, d'eseguirsi irrimessibilmente contro li trasgressori. Sotto li stessa pena, s'ordina all'università di detto casale, affittatori et gabellotti et altri ministri, che non debbano molestare sotto qualsivoglia pretesto le persone che venderanno et compreranno robe nella strada predetta, in tutti i giorni dell'anno et in particolare della Santissima Pasqua di Risurrezione et Pentecoste. Gli ufficiali di detto casale, presenti e futuri, debbano tenere particolare amore, ansia che dice amore, da sola inviderò. Ansia che dice amore, ansia che dice amore, da sola. Il 27 maggio 2012 si è concluso da pochissimo il concerto che ha aperto la terza rassegna di Teatro Lab e lo spettacolo era Burri a Devantare, Villanelli al chiaro di luna. Sia maledetta l'acqua stamattina, sia maledetta l'acqua stamattina, comma di spa, di spa, tu me la buvare. Ma di spatto in me la bubarella, me si è rotta una langella, ma a me che posso fare, vicina mi è sapita la sanare, vicina mi è sapita la sanare. Quando vuoi volare, abbiamo con noi Fiorenza Carogero ed Enrico Vicinanza. Allora, un po' di impressioni a caldo. Le prime impressioni sono sicuramente positive, tanta gente, tanta bella gente, una bellissima organizzazione. C'è da dire che il Pompei Lab veramente ha organizzato benissimo questo evento, così come ce ne saranno altri nei prossimi giorni, e devo dire che l'iniziativa di questo gruppo di organizzatori, che in un momento soprattutto storico ed economico in cui la musica, il teatro, la cultura ormai non hanno più spazio, veramente importante per noi artisti che si organizzano rassegne di questo genere, in cui anche con un biglietto popolare che possa essere 5, 6, 7 euro, tutti hanno la possibilità di espressione artistica, di vedere qualcosa di bello. Roba doia, una roba doia.
Io concordo con la mia amica Fiorenza, è stata un'esperienza fantastica che mi ha visto, come dire, a parte cantante ed attore sul palco, mi ha visto dietro le quinte a lavorare con tutti gli amici del Pompei Lamba e di questo sono fiero perché, diciamo, il lavoro di un mese è stato premiato dal calore del pubblico e quindi sono molto fiero dei miei colleghi, dei miei amici e niente, speriamo di ritornare presto e che sia come è stato oggi un successo. Suoni sorbeli ne spulomore, ma lo tempo li fa maturare e chi aspetta se lotta magna. Chi aspetta salata magna, salata magna, salata magna. E chi aspetta salata magna, salata magna. Vieni Muncen calurum. Ti amici a scettere fuori chi con mazzo curtelle curtelle chi con spada spadone spadelle chi sto con barre chi lo con spita qua mendole chi con trite chi con tonaglie chi con martiele chi con corone e susalie tre e tremole trotte tunna fica ciappole laune rotunna furpo se c'è calamar visce spade stelo da mar pispalumme piscatrice bocca rore ciascia il mio capo chiove guarracino canno licchi ostri cancino vandolo gocce le padella visce spade spendono e spondono si è pensate scopo su fondo le culli scarpe scuncio di amber e rosta venere infine culli poste fosse che pizze cavalli uda di giubili se cazzuna non mi dico che aveva fuoco se vedeva per ogni luogo e tattattaga stulata tettega scuppettata tutto tu cali mistude bu 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 cali cadu tattatata tettetete tattabu tattabu tattatata tettetete una volta una mamma che teneva una figlia che si chiamava Petizza, che tutte in mattina che andava a scuola non ci faceva una pizza. Ma una mattina non teneva farina e dicette: Petizza, va a te a scuola senza pizza. E Petizza rispondette: no, io non ci vado, io non ci vado. Allora la mamma iette a chiamare la mazza e dicette: mazza, vatta a Petizza, perché Petizza senza pizza non voglia a scuola. Ma la mazza non batteva a Petizza, e Petizza senza pizza non gli va a scuola. Allora la mamma iette a chiamarlo fuoco, e dicette: fuoco, abbrucia la mazza, perché la mazza non vuole vattere a Petizza, e Petizza senza pizza non voglia a scuola. Ma fuoco non bruciava la mazza non batteva a Petizza, e Petizza senza pizza non gli va a scuola. Allora la mamma ietta a chiamare l'acqua e dicetta: acqua, studo il fuoco, perché il fuoco non va a bruciare la mazza non va a battere a Petizza e Petizza senza pizza non voglia a scuola. Ma l'acqua non studava il fuoco non bruciava la mazza non batteva a Petizza e Petizza senza pizza non gli va a scuola. Allora la mamma dicetta in faccia alla vacca: vacca, viva dell'acqua, perché l'acqua non va studiare il fuoco non va bruciare la mazza non va battere a Petizza, e Petizza senza pizza non voglia a scuola. Ma la vacca non si beveva l'acqua non studiava il fuoco non bruciava la mazza non batteva a Petizza, e Petizza senza pizza non gli va a scuola. Allora la mamma decidette di chiamare il curtiello, e dicette: curtiello, accira la vacca, perché la vacca non si può vivere all'acqua, l'acqua non può studiare il fuoco non può bruciare la mazza non può battere a Petizza, e Petizza senza pizza non può andare a scuola. E allora, come il curtiello si muovette per accirare la vacca subito si beveva l'acqua,
L'acqua studava o fuoco bruciava a mazza va a tetta a petizza, e petizza senza pizza, ietta a scuola. Speriamo che tante persone che hanno questi spazi prendano da esempio gli organizzatori del Pompei Lab con rassegne musicali, perché basta poco, mi ricordo questa cosa, questa pubblicità, basta poco, che ce vo, basta veramente poco per poter mettere su degli spettacoli e far sì che anche noi artisti in questo momento particolarissimo possiamo avere un piccolo spazio per poterci esprimere. Fai lo scorciata, ma donna tu ma fai lo scorciata, cataccia fatta fatta, cataccia fatta fatta, grifi la cera, alma mia che sta ne via da punto no, sta affannato. Anima mia che sta nel via da contentare, sta affannato cuore, sta affannato cuore, e par che m'abbi tutto abbandonato, e par che m'abbi tutto abbandonato. Mia che sta nel via da contattare, sta